chiaro che tu abbia cliccato questo video per ascoltare una storia sul sesso. Quindi ora, via il cappello e fuori l'uccello! Un mio amico alle superiori diceva sempre che quando avrei avuto la macchina con le tipe sarebbe stato un sacco più semplice. Ma non mi aspettavo così più semplice. Questo video è decisamente, assolutamente, pericolosamente proibito a chiunque sia piccolo, assolutamente, a chiunque non usa il coach e supporta un creatore OctiPFI nello shop e a chiunque non sia iscritto con la campanella attivata a questo canale. Guai a voi taniche di sapone se proseguite. La ragazza protagonista di questo video era una mia compagna di squadra e diciamo che fin dai primi momenti in cui l'ho vista ho capito che me la sarei scopata di... Cioè, come stavo dicendo, fin da subito ho capito che me la sarei... di brutto. Chiaramente quando dai una prima occhiata a una ragazza mica vedi il carattere, vedi il cu e le tette enormi, quello vedi. E lei aveva entrambe le cose, fortunatamente. Quindi il mio spirito marpione non poteva non provarci con questa tipa. Ma la prima volta che ci conoscemmo iniziammo tra l'altro anche a parlare tantissimo e non fu neanche per merito mio, effettivamente. Mi ricordo che dopo un allenamento di venerdì, il nostro istruttore, per festeggiare, diciamo, il fatto che fossimo andati molto bene ad una gara fatta non molto tempo prima, ci ha portato a festeggiare in un baretto, tipo. Poi, tra l'altro, il mio istruttore era giovane, cioè un ragazzo, non è che sia un vecchio. Eravamo io, l'istruttore e queste due tipe, tra cui anche quella, che poi saranno stati tipo 3 anni fa, ragazzi, questa roba qua, E mi ricordo benissimo che quando avevamo finito di parlare, io ero fuori con l'istruttore e parlavamo di cose nostre. Intanto sento parlare le altre due. Di cosa parleranno mai due femmine, voglio dire? Di tette. Beh, raga, io ve lo giuro, cioè io ero 1 metro di distanza da loro, quindi si sentiva benissimo quello di cui parlavano. E di tutti gli argomenti di cui possono parlare due femmine, tette, vabbè. Veramente, di tutti i discorsi che potevano fare, loro parlavano di quello. E vi ricordo che la tipa in questione aveva due pere enormi. A una certa, tra l'altro, sincera verso di me, fa: puoi ascoltare, tranquillo. E io ero della serie: no, ma va, grazie, no, grazie, avevo proprio bisogno del tuo permesso. E lei si è messa a ridere. Era fatta. In quel preciso momento ho capito che avremo sicuramente... Poi ci scrivevamo di tanto in tanto, voglio dire, da quella volta. E quando è arrivata l'estate, che finalmente ero più libero dalla scuola, non avevo più rotture, ho detto: bene, è il momento di fare il marpione. E così l'ho invitata fuori. E l'ho invitata in un parco a fare a botte. E voi direte: ma che cazzo? Invece sì, perché noi facevamo kickboxing, di conseguenza guantoni in mano e via. O detta meglio, paracadute in spalle and let's go. Anche perché combattere era proprio un metodo subdolo per toccarsi. Sia per me che per lei, non pensate male. E siccome era estate, faceva un caldo boia e dopo anche solo 5 minuti dove tu ti muovi, sudi come una mandrega, che non so cosa sia, l'ho appena inventata come parola, la sua idea da zoccolina è stata: beh dai, rinfreschiamoci! E quindi ha preso la sua bottiglia d'acqua e ha iniziato a versarmi l'acqua addosso. E io chiaramente ho fatto la stessa cosa. Geniale, vecchi! Miss maglietta bagnata, super easy. Nei miei pantaloni in quel momento, voi lo sapete. Ma io non capisco perché non mi si sblocca sta zona. Io non lo capisco proprio. Da allora per un po' non ci siamo sentiti, nel senso che comunque ci scrivevamo di tanto in tanto. Io, nel senso che io avevo anche altro a cui pensare, quindi non è che andavo solo indietro a lei, eccetera, eccetera. Tra l'altro abbiamo anche passato Capodanno insieme, un Capodanno pieno di figa, ma questo lo racconteremo in un altro episodio, settimana prossima. E purtroppo però, dopo quel Capodanno, io mi sono fidanzato. La fine, direte voi. Beh sì, ma in realtà no, la vostra fine, se non inserite subito il codice OctiPFI nello shop. Palese, torna qua tu. No, comunque ci vedevamo di nascosto ogni mese e mezzo circa. Chiaramente di nascosto, altrimenti l'amorosa si ingelosisce. Invece di nascosto da parte sua, perché comunque il suo padre mica poteva sapere che lei usciva con un tipo di nascosto la sera. No, doveva pensare che andava a casa della sua migliore amica o robe del genere. Quindi io facevo finta di lavorare intensamente, quindi di non voler essere distratto da nessuno. Lei faceva finta di andare a casa di una sua amica. E raga, io ve lo giuro, io avrei potuto tradire di brutto mia amorosa, di brutto 1 milione di volte, di brutto 1 milione di volte. Ma proprio, cioè, sapete quando una la vuole prendere? Ecco,
proprio quello, proprio quello. No, perché ci saranno sempre dei momenti in cui magari una tipa fa apposta a provocarti, ma lo fa proprio apposta a provocarti. E questo lo fanno principalmente in due casi molto ben specifici. Primo, vogliono ottenere dei favori da te. Secondo, gli piaci. E vi dirò la verità, la maggior parte delle volte che una tipa ve lo fa venire... Diciamo che voi maschi avete ben capito cosa sto intendendo. È per farvi fare dei favori, è perché sanno che vi possono frustare e comandare, e di conseguenza voi farete tutto quello che vogliono loro perché loro vi ingannano. Ma raramente capita anche che lo fanno semplicemente perché gli piacete un sacco. E quello era proprio il mio caso. Le nostre uscite erano tipo così. Ci vedevamo, lei finiva allenamento, prendevamo la pizza. Dopodiché andavamo tipo a scavalcare il cancelletto di un parchetto che era chiuso e a volte, siccome non era ancora chiuso perché il guardiano con la moto doveva ancora passare a chiudere, tipo ci nascondevamo dietro gli alberi apposta aspettando che il guardiano passasse e chiudesse il parco e noi fossimo lì tranquilli. Ma Omino non puoi stare fermo, gli prude la bagiolla quando fa così. E stavamo lì al parco per 3-4 ore a parlare del più del meno, di come va la vita, del lavoro, della scuola, di qualsiasi cosa. Vecchi, io vi dico che specialmente le ultime uscite era veramente, veramente una zoccola assurda. Cioè, mi si saliva sopra di me, mi baciava il collo, ragazzi, voi non avete idea, veramente. Ma io non cedevo mai. E poi mi sono lasciato. E lì non ce n'è più stata per nessuno. Ci siamo rivisti. Come al solito abbiamo preso la pizza e siamo andati con la mia macchina nel parcheggio di un cimitero dove non va mai nessuno, perché comunque è un posto che... Ma chi vuoi che vada? Cioè, era proprio un posto in culo al mondo dove non passa nessuno di solito. Cioè, uno se deve fare quella strada è proprio per andare al cimitero e basta. Non ha altre cose dove andare per quella strada. E lì iniziamo a parlare come al solito, mangiamo la pizza e lei scopre che io ho l'alcol in macchina, perché qualche giorno prima avevo fatto una festa, era avanzato dell'alcol mio e quindi me l'ero ripreso. E lei aveva scoperto che c'era, quindi ha detto: oh sì, beviamo. Io non potevo bere perché guidavo, quindi ha bevuto solo lei. Ora, ragazzi, vi dirò la verità. Io non l'avrei fatta bere, o comunque l'avrei presa per limonare sicuramente prima di bere. Questo perché io sono assolutamente, assolutamente, assolutamente contro allo sfruttare una ragazza ubriaca. Se mai voleste far ubriacare una ragazza per ottenere dei vantaggi da lei, siete dei viscidi schifosi che giocano contro i bot semplici e se la tirano. Se lo fate, siete proprio dei finocchi, fatevelo dire. Dopo 5 minuti l'atmosfera si era fatta così calda che ho iniziato a prenderla e limonare. Tanto sapevo che ci stava, infatti ci stava. Ma proprio è stata una roba tranquilla. Cioè lei è... Io ero seduto, lei era seduta sull'altra sedia distesa su di me. Io mi sono piegato, abbiamo iniziato a limonare, 2 nanosecondi dopo lei era sopra di me seduta, a limonare comoda, diciamo. E nemmeno sono passati 5 minuti, siccome io sono un pro player, che lei era rimasta solo in pantaloni. Solo in pantaloni. Aveva 2 pere enormi. Ma non aveva solo 2 pere enormi e il culo assurdo, no. Aveva anche il ciclo. Niente, raga, niente. Ma io non desisto, sono un esperto di queste cose, quindi... Col mio spirito chiedo: beh, oltre a limonare ti va di fare altro? E lei mi fa: non sono capace, non l'ho mai fatto, non sono brava. Allora gli faccio: zitta e procedi. Oh, e raga, vecchi, ci sapeva fare, eh? Cioè, si vedeva che era la sua prima volta, per carità, ma ci sapeva fare assolutamente, eh? No, proprio brava la signorina, vi dirò. Proprio brava la signorina. E mentre eravamo lì e tutto andava da Dio, no che dalla lontananza deve arrivare una macchina a scassare i coglioni. Io ero: ma Dio, ma non passano mai macchine qua, che cazzo viene questo a scassare il cazzo adesso? Ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin Glow, Wonder o Honor? Purtroppo l'Iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te e i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. Lei, chiaramente spaventata, si mette subito alla mia felpa perché era solo in pantaloni, cioè era completamente nuda praticamente. Io mi tiro sui pantaloni un po' seccato perché dico: ma Dio. La macchina si ferma lì, noi guardiamo. Dopo 30 secondi io la guardo e la riprendo a limonare. E intanto pensavo: vabbè, maledetta macchina tanica di sapone che non sei altro, hai rovinato un momento perfetto, maledizione, ormai è finita qua, basta. Ma attenzione! La macchina, una certa, dopo che era lì, dopo 5 minuti circa, prende e va via. Non si sa perché sia venuta lì, è stata lì 5 minuti ferma, poi è andata via, boh, vabbè. E sapete cosa mi fa la tipa? Giù i pantaloni che non ho finito. Ah,
raga, ho pensato subito due cose. Uno, è una zoccolina assurda. Due, è quella giusta. Lei dunque ha proseguito, ha finito, ha ingoiato come la madre di sto tipo. E dopo abbiamo continuato a parlare per sui 5-10 minuti lì. Era vestita adesso, io l'ho fatta bere e poi abbiamo ripreso a limonare. Ci tengo a specificare. Tra l'altro sono arrivate altre tre ragazze a caso, un po' più giovani di noi, che sono passate lì con la bici, non si sa perché, ci guardano, noi stavamo limonando quindi non è che ce ne fregasse più di tanto. Poi sono andati via, comunque a una certa si è fatta ora di andare via, quindi anche lei prende e va via. Raga, giorno di paga.